In prima linea nella battaglia al Covid, l'Istituto Comprensivo Cremona 2 potrà presto garantire aria sanificata ad ogni singola classe dei plessi della Media Virgilio e delle primarie Bissolati e Monteverdi. Con un investimento di circa 25.000 euro dei fondi destinati alle scuole nei vari decreti sostegno, la dirigenza ha acquistato 50 dispositivi di ultima generazione per purificare altrettanti ambienti diversi. Abbiamo ritenuto opportuno pensare a questa forma di investimento, chiaramente per far fronte alla pandemia, ma anche in un'ottica più ampia, perché sappiamo perfettamente quali sono i problemi, ad esempio, legati all'inquinamento qua a Cremona. La ricerca avviata nell'autunno scorso ha individuato nei sanificatori Photos dell'azienda di Salerno Itisville i dispositivi più indicati per le esigenze dell'Istituto Comprensivo Cremonese. Abbiamo scelto questo prodotto, che era uno dei pochi che ci consentiva un utilizzo ottimale all'interno delle aule e che coniuga due tecnologie, cioè filtri EPA e UBC, quindi catturando praticamente, a quanto ci dicono, il 99% delle particelle. L'azienda assicura che i dispositivi molto richiesti verranno consegnati a marzo. Il nostro obiettivo era realizzare un dispositivo che si occupasse di purificare, sanificare, ma soprattutto di ottimizzare questi processi attraverso algoritmi di intelligenza artificiale.